a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi siamo qui per realizzare insieme questa borsa molto piccola da mettere a tracolla per uscire magari quando si è in vacanza al mare oppure la sera, dove uno mette solo le chiavi, il cellulare, quindi una borsa molto, molto piccola e pratica. Come potete vedere ho realizzato un piccolissimo spessore qui ai lati e per il resto è praticamente quasi piatta. L'ho decorata con questo bottone davanti, ma lei in realtà chiude con due calamite. Questo è il risultato finale, ovviamente io l'ho fatto di questo colore, voi potete farlo di tantissimi altri che si abbinano di più ai vostri outfit, però questo appunto è il risultato, sono abbastanza soddisfatta di come è venuta e non vedo l'ora di provarla per vedere se è comoda come sembra. Se provate anche voi a realizzarla, mi raccomando, mandatemi le foto sul gruppo della pagina Facebook Mari e le amiche uncinettine. Vi lascio il tutorial, ciao! Quello che ci occorre per realizzare questa mini borsetta per andare in vacanza, uscire la sera, portare solo il cellulare, io adesso la farò sportiva, quindi magari se voi volete farla un po' più elegantina per la sera, comunque facciamo una piccola borsetta da portare a tracolla dove uno mette le chiavi di casa, il cellulare, due soldini e poi esce, quindi proprio una mini bag da portare anche al mare se andate in vacanza e così via. Vediamo appunto come farla. Vi occorre dello Swan Minion, io utilizzerò questo in questo colore qua beige, un uncinetto numero 3 con cui andremo a lavorare il cordino, poi ci servirà una calamita per la chiusura. Vi ricordo come sempre che tutto il materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamari.it. Per primissima cosa facciamo il nostro cappio all'uncinetto e poi iniziamo la nostra lavorazione avviando una serie di 40 catenelle. Realizzate tutte e 40 le nostre catenelle, dobbiamo andare a fare un giro lavorato maglia alta. Facciamo altre 3 catenelle che sostituiscono il nostro primo punto alto, in questo modo. Dopodiché vado a puntare nella prima catenella libera e lavoro il primo punto alto. Così via per tutto il giro, per ogni catenella sottostante andiamo a lavorare una maglia alta. E così via per tutto il giro. Una volta realizzato tutto questo primo giro di maglie alte, giriamo il lavoro e iniziamo facendo le nostre prime 3 catenelle che sostituiscono il primo punto, così, e poi andiamo a lavorare nel punto seguente un'altra maglia alta, normalmente, in questo modo. Il punto dopo ancora, invece andiamo a lavorare una maglia alta in costa, quindi carichiamo il filo e poi invece di entrare qui, dove siamo abituati a impastare di solito, prendiamo la maglia così. Vedete, queste sono le nostre barrettine che si sono create nel giro precedente e io ci passo attraverso. In questo modo, poi prendiamo il filo e lavoriamo una maglia alta come facciamo di solito, solo che vedete che si crea questo rilievo. Adesso lavoriamo di nuovo 2 maglie alte normali nei seguenti 2 punti, quindi come sempre. Voilà. E il terzo punto andiamo di nuovo a farlo in costa, quindi carico il filo e poi invece di entrare qui passo attraverso alla barretta, in questo modo prendo il filo e dopodiché lavoro la maglia alta. Voilà, adesso di nuovo 2 maglie alte normali
Così. E il prossimo punto di nuovo in costa, quindi vedete che vado a puntare qua. E devo alternare le due maglie alte normali a la maglia alta in costa. Proseguo così per tutto il giro. Una volta terminato di realizzare anche questo giro punto rilievo, adesso giriamo di nuovo al lavoro, facciamo 3 catenelle che sostituiscono il nostro primo punto alto e dopodiché andiamo a lavorare una maglia alta per ogni punto sottostante, senza più le coste, ok? Alterniamo un giro di lavorazione a coste con un giro di lavorazione a maglia alta normale. Quindi adesso andiamo a lavorare un punto alto per ogni punto sottostante. Vedete, in questo modo. Terminato anche questo giro di sole maglie basse, adesso dobbiamo di nuovo fare un giro con i punti alti in costa alternati. Quindi adesso facciamo di nuovo 3 catenelle. La prima maglia che andiamo a lavorare è una maglia normale, perché i punti che dobbiamo andare a fare in rilievo devono essere esattamente incolonnati con quelli che abbiamo fatto prima. Quindi i primi 2 punti erano 2 punti alti normali e anche i primi 2 di questo giro sono così. Dopodiché andiamo a girare attorno alla terza barretta e lavoriamo un punto in costa. E questo è quello che vi si crea. Adesso andiamo a lavorare di nuovo 2 punti di maglie alte normali. Volevo solo farvi vedere una cosa. Il primo punto che voi dovete andare a prendere non è questo, ma è questo qui che si nasconde qua dietro, ok? Quindi mi raccomando, non sbagliatevi, perché se girate da dietro vedete che in corrispondenza a quello alto c'è questo qui che saltate e quello che dovete andare a prendere dopo è questo, ok? Quindi vado a prendere subito questo punto qua. Fate attenzione perché altrimenti vi trovate con maglie in meno. Quindi lavoro 2 maglie alte in questo modo e dopo di nuovo la successiva vado a lavorarla in costa. Vedete che i motivi si incolonnano e questo è il risultato. È un punto molto semplice, ma comunque d'effetto. Adesso lavoro di nuovo le mie 2 maglie alte e poi vado a fare di nuovo un punto in rilievo. E proseguo così per tutto questo giro, ricordandovi che dobbiamo alternare per tutto il pannello che andrà a formare la nostra borsa e di cui vi darò le dimensioni a breve. Dobbiamo sempre andare ad alternare questo giro dove facciamo le maglie in costa a un giro di maglie alte semplici. Ok? Quindi le maglie in costa devono sempre stare sul davanti, non sul dietro, e in mezzo dovete fare i giri di maglie alte semplici. Quindi alternando questi 2 giri andiamo a realizzare il pannello della nostra borsa.
Allora, ho realizzato tutto il mio pannello per la borsa, che poi andremo a piegare a metà e a unire con i laterali e metterci la tracolla, e questo è il risultato. Ho lavorato per 43 cm di lunghezza, appunto, e questo è il risultato. Adesso vi faccio vedere come bordarlo a maglia bassa. Andremo a lavorare maglia bassa su tutti e quattro i lati, e qui negli angolini andremo a fare due catenelle, ok? Per girare, perché l'angolino resti bello perfetto e non si accartocci. Quindi adesso siamo qui nell'angolo. E partiamo a lavorare un giro intero di maglia bassa. Vedete, in questo modo arriviamo fino a quest'angolo qua. Una volta arrivati qui sull'angolo, facciamo due catenelle e dopo ci spostiamo sull'altro lato e riprendiamo a lavorare le nostre maglie basse. E dobbiamo ripetere questo procedimento per tutti e quattro i lati. Vedete? In questo modo. Adesso dobbiamo iniziare la tracolla della nostra borsa e io parto avviando 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5, sopra le quali dovremo andare a lavorare una maglia bassa per ogni catenella. Quindi sono 4 catenelle più una per girare, diciamo 5 per quel motivo lì. Adesso punto direttamente nella seconda e inizio a lavorare le mie maglie basse. Terminato il giro, facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e sopra alle maglie basse continuiamo a lavorare altri giri di maglie basse. Ok, quindi dobbiamo proseguire in questo modo fino ad aver ottenuto la lunghezza della nostra tracolla. Vedete? Adesso di nuovo una catenella, giro e vado avanti in questo modo. Così, per tutta la lunghezza desiderata. Allora, ho appena terminato di realizzare il mio manico, la mia tracolla, che come potete vedere è molto molto lunga, è circa 1,60 m, ma perché io voglio andare a utilizzare un pezzo di tracolla, così come l'ho posizionato, per andare a realizzare i laterali della mia borsa. Ok, quindi adesso questo pezzo lungo lungo io andrò a fissarlo così alla mia borsa, ci sarà il laterale e poi partirà senza interruzioni tutta la tracolla e così via anche per dall'altro lato. Così, per renderla un po' più completa senza tante giunte e in un pezzo solo, ho pensato di farla in questo modo. Adesso vi faccio vedere come attaccare la tracollina che abbiamo appena realizzato alla nostra borsa. Vi faccio vedere anche che io questo pannello l'ho già interamente foderato, ma questo va a vostra scelta, a vostro discapito, ok? Poi lo chiudiamo e adesso vediamo come appunto andare ad attaccare i laterali. Allora, per prima cosa dobbiamo posizionare la nostra tracolla esattamente nel modo in cui vorremmo andarla a cucire, esattamente nella posizione finale. Dopodiché dobbiamo andare a fare un cappio sul nostro uncinetto, prendere un'altra gugliata di filo e poi dobbiamo inserirci nella prima maglia qui in alto della nostra tracollina, così, e in una maglia della nostra borsa. Vedete che io così ho due maglie sull'uncinetto. Dopodiché prendiamo il filo e chiudiamo tutto. In questo modo. Adesso di nuovo vado nel punto seguente, prendo l'asolina della tracolla, l'asolina della maglia, del bordino della mia borsa, scusatemi, prendo l'asolina della tracolla e l'asolina della mia borsa, carico il filo e chiudo tutto con una maglia bassissima, in questo modo. Allora, rivediamo, prendo un'asolina della mia tracolla, un'asolina della mia borsa,
Carico il filo e chiudo tutto. Ancora. E dobbiamo proseguire così fino in fondo. Quando saremo arrivati qui, la stessa cosa lo faremo girando in questo modo per attaccare il sotto e poi attaccare l'altro lato. Ok? Esattamente in questo modo, facendo le nostre maglie basse. Guardate, ho appena terminato di attaccare entrambi i miei laterali, che in realtà sono la mia tracolla, e questo è il risultato finale. Io sono soddisfatta di come è venuto e adesso non ci resta che andare a provare questa mini bag e vedere e testare la sua comodità. Se provate a realizzarla, mi raccomando, aspetto le vostre foto. Se questo video vi è piaciuto, fatemelo sapere nei commenti, iscrivetevi nel mio canale se vi va. Io vi mando un bacione enorme come sempre e vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao!